Lookalike di Facebook, cosa sono e come utilizzarle per trovare clienti target, ok? È un tema molto importante perché questo famoso lookalike non significa altro che pubblico similare, è uno dei più importanti strumenti di Facebook, ok? Da quando è uscito 2 anni fa ha proprio trasformato totalmente il concetto di segmentazione. Cioè, se prima per segmentare, per creare un pubblico, dovevamo andare a cercare gli interessi, dati demografici, comportamenti, da quando è uscito il lookalike ha proprio facilitato questo processo e grazie alla famosa intelligenza artificiale, grazie a questo algoritmo, grazie all'intelligenza di Facebook, del programma Facebook, possiamo andare a creare dei pubblici super super precisi attraverso questo strumento. Oggi vedremo che cos'è, i vantaggi, quando utilizzarlo e proprio specificamente abbiamo creato una sequenza per mostrarvi come creare un pubblico similare dai vostri clienti, cioè sì, dalle persone che già seguono la vostra pagina social. Quindi è senz'altro uno dei webinar più interessanti e più ricchi di informazione per poter proprio creare azione di marketing. Sì, sì, no? Abbiamo pensato di creare un webinar tutorial, ecco, diciamo così. In maniera da potervi far vedere passo passo come creare il vostro lookalike. Allora, prima di iniziare farei i salutini agli ultimi che sono certo, arrivati. Ciao Anna, Simona. Simona, l'avevamo già salutata. Anna, ciao Maria, buongiorno. Curve abbigliamento, buongiorno. Monia, ciao Monia. Laura, buongiorno. Cristina, buongiorno a tutti. Dice Katia Spanò, sempre presente. Ciao Katia. Buongiorno. E Raffaella, buongiorno, anche dice qua. E ciao Cristina. Intimo, buongiorno a tutti. Fantastico. Iniziamo a sto punto. Iniziamo. Quindi, primo punto del nostro webinar training. Che cosa sono le famose lookalike? Dicevamo all'inizio, se avete poi domande, ragazzi, ovviamente fatele, cercheremo di rispondere a tutte le domande possibili. Il famoso lookalike è questo strumento addizionale che ha aggiunto Facebook per poter creare dei pubblici molto specifici, ok? Quindi, in modo molto semplice, noi possiamo creare un pubblico da un pubblico origine, si dice tecnicamente. Ora vedremo nello specifico anche dentro il pannello di controllo, però giusto per darvi farvi entrare in questo tema, insomma. Quindi Facebook vi dice: dammi dei parametri, ok? E io attraverso la mia segmentazione, attraverso il mio strumento di ricerca, ti creerò un pubblico similare al pubblico che tu mi dai come parametro, come origine, fondamentalmente. Quindi, per darvi un esempio semplice, potremmo creare un pubblico, se vogliamo cercare pubblico nuovo, fondamentalmente si utilizza questo. Quindi tra i nostri 3 obiettivi, di attrarre, vendere e intrattenere, il famoso lookalike si concentra più sulla parte prima, cioè di attrarre nuovi clienti. Perché la difficoltà di oggi del negoziante molte volte è come faccio a trovare gente nuova. E non gente nuova così, ma gente che sia predisposta a comprare il nostro prodotto, cioè pubblico target. Quindi un modo molto semplice di farlo, e adesso vedremo come farlo, è proprio andare a cercare persone che vivano vicino al nostro punto vendita, magari dentro 10 km di distanza dal nostro punto vendita, e che abbiano caratteristiche delle persone che già comprano il mio prodotto. No? Quindi certo. Il famoso, sì, vai. Posso farti, certo. Guarda, faccio una domanda che secondo me viene anche spontanea loro per quanto riguarda la distanza chilometrica, sì. Ed è se ho intenzione di fare spedizioni o ho già un e-commerce, cosa faccio? Creo 2 pubblici differenti, uno che ha una distanza chilometrica maggiore oppure la distanza chilometrica, cioè il parametro della distanza chilometrica è un elemento importante oppure no? Allora, questo discorso della distanza chilometrica nasce dal bisogno di intercettare persone che possano in qualche modo venire nel nostro punto vendita, ok? Quindi quando vogliamo cercare pubblico, esempio, ho una palestra, voglio persone che vogliono allenarsi, vogliono venire nel mio punto vendita, è meglio che concentri tutto il mio budget pubblicitario in un perimetro di 5-10 km massimo, perché è difficile che una persona si sposti troppo lontano, ok? Perché l'offerta è ampia, esattamente come chi ha un negozio di abbigliamento. Nel vostro caso, se però avete o state già vendendo prodotti online, quindi avete un e-commerce o fate già spedizioni a livello nazionale, potete utilizzare sempre lookalike in questo caso per cercare persone che già, in questo caso per esempio un parametro molto importante che utilizzerà lookalike, che sono persone già predisposte all'acquisto online.
che è un comportamento molto particolare, perché tra tutte le persone che intercettate con le vostre pubblicità, pochissime persone hanno quella predisposizione a comprare online. La gran parte di persone hanno paura, e se non arriva è una truffa, quindi questo per esempio quindi dipende molto da cosa volete fare. Quindi se volete spingere le vendite online, potete tranquillamente ampliare il vostro raggio d'azione, cioè a livello anche nazionale non è un problema oggi. Se al contrario la vostra azione di marketing vuole che il cliente venga nel punto vendita, perché cercate magari di coinvolgerlo con l'esperienza d'acquisto, magari con il fatto che conosca voi come negozianti, beh, a quel punto lì la distanza chilometrica è molto importante, cioè diventa molto molto importante. Certo. Okay? Quindi che cosa sono le lookalike? Dicevamo, sono semplicemente questa tecnologia, diciamo così, che Facebook dà a disposizione a chi fa business per poter creare dei pubblici molto molto particolari, molto specifici più che altro. Seconda domanda, secondo punto: quando usare le lookalike? Si utilizzano le lookalike quando vogliamo creare un pubblico, appunto dicevamo, preciso, un pubblico che abbia una caratteristica specifica. Vi faccio un esempio semplice, dicevo prima Cassandra, no? Vendo cellulari e vendo mouse, no? Come faccio a utilizzare lookalike? Beh, creo un contenuto, per esempio una live, una trasmissione, una diretta live, o creo un contenuto, ok? Parlando di questo articolo qua, ok? E a quel punto lì creo un pubblico similare, quindi lookalike, utilizzando come parametro tutte le persone che hanno visto questo contenuto. È sempre più semplice. Certo. No? Quindi anche nel vostro caso avrete sicuramente, a meno che siate super super nicchiate, avrete magari prodotti per donne e prodotti per uomini. Quindi capite bene che se fate una pubblicità e la sparate a tutti, sì, sicuramente intercettate persone in target, però sarebbe molto più intelligente e molto più più ottimo a livello di costo se dirigiamo questa pubblicità o alle donne o ai uomini, utilizzando come parametro magari un prodotto o una pubblicazione che ha parlato di quel prodotto specifico. No? Questo vedremo nello specifico come fare. Però questo si utilizza il lookalike. Quindi quando voglio ottimizzare il mio costo pubblicitario o voglio creare un pubblico specifico. Oppure quello che vedremo oggi, voglio intercettare, attrarre più clienti come le persone che già seguono la mia pagina. No? A quel punto lì posso utilizzare questo strumento lookalike e andare a sponsorizzare su persone che abbiano caratteristiche e pubblico appunto similare alle persone che già seguono la mia pagina. Capite bene che lanciato questa pubblicità, questo contenuto verso quel pubblico lì, la probabilità che quelle persone interagiscano, facciano un commento o semplicemente si interessino al vostro prodotto è altissimo, molto più alto molte volte di andare a creare un pubblico attraverso la segmentazione tradizionale, cioè attraverso di interessi, dati geografici o demografici e comportamenti. Quindi lookalike facilita questa cosa qua. Quello che vedremo alla fine, no? Vi faremo vedere passo passo come creare un pubblico similare dalle persone che già seguono la vostra pagina. No, questo quindi sostanzialmente Arturo, quello che stai dicendo è che grazie a lookalike riesco a raggiungere quei clienti che potenzialmente sono già interessati ai miei capi e facendo questa azione ripetute volte, quindi sponsorizzando i post attraverso un pubblico lookalike, creerò la propensione del cliente a venirmi poi a trovare in negozio. Per esempio, come lo utilizzo nel mio business? Molto semplice. Vendendo corsi online, creo una lista attraverso le mail dei miei clienti, ok? Una lista di 100 contatti di imprenditori nel mercato latinoamericano che hanno comprato i miei prodotti, ok? Poco importa che siano dal Cile, dall'Argentina, dal Messico, dal Perù, dall'Ecuador, poco importa, perché hanno delle caratteristiche specifiche che conosce già Facebook, perché magari riconosce che tutti quanti sono amministratori di pagina Facebook, che tutti quanti comprano già prodotti online, che tutti quanti hanno un business, che tutti quanti si definiscono imprenditori, quindi hanno delle caratteristiche, certo, precise. Ricordiamo che queste caratteristiche sono decodificate da Facebook attraverso gli algoritmi, sì, quindi sì, mette insieme, Facebook non fa altro che mettere insieme gli algoritmi e tirare fuori, diciamo, un avatar che è il vostro cliente potenziale. Diciamo che scarichiamo a Facebook questo lavoro
molte volte è difficoltoso, perché molte volte anche se tu hai l'età del cliente, hai il tipo di lavoro che fa, dove vive, eccetera, non è mai preciso quanto è lookalike. Perché? Perché giustamente Facebook ha dei dati che magari noi non conosciamo. Certo, e miracolosamente, diciamo così, le nostre pubblicità avranno un impatto doppio rispetto a una pubblicità normale, ecco, con una sponsorizzazione. Non dico che è il più potente, perché ci sono anche altri, magari li vedremo anche più avanti, però è uno degli strumenti che oggi chi non lo utilizza, come dico sempre, lascia un sacco di soldi sul piatto, perché è veramente potentissimo. Quindi qualunque sponsorizzata fate adesso, qualunque investimento state facendo a livello pubblicitario, se utilizzate Lookalike, rischiate di raddoppiare i risultati facendo lo stesso sforzo. Certo. Quindi risultati a livello di interazione, a livello di contenuti, a livello di risposta, a livello di vendita. Quindi è molto importante. Quindi quando usare Lookalike? Quando vogliamo appunto arrivare a persone specifiche. Numero 3. Quali sono i vantaggi? I vantaggi principali, vuoi dirmi tu le vantaggi? No, prego, prego. I vantaggi principali di Lookalike sono fondamentalmente tre, come diciamo sempre. Uno, energie, perché non devi andare lì a cercare pubblico, a segmentare, a fare sperimentazione, test A/B, ciò che si faceva prima del Lookalike, no? Quindi ti facilita il lavoro a livello di tempo, anche come spazio temporale, e tre, a livello proprio di budget pubblicitario, perché essendo molto preciso, vi dicevo prima, ottimizzate i vostri risultati, come conseguente spendete meno, oppure spendete la stessa cifra, però arrivate a più persone. Quindi è uno strumento che oggi senz'altro deve essere utilizzato sempre. Io lo utilizzo per diverse tipologie, per esempio Lookalike per cercare fans, ok, o seguaci, come si dice, fans, persone, sì, persone interessate al tuo prodotto, al contenuto, ecco. Utilizzo Lookalike per cercare persone predisposte a comprare prodotti, ok, io utilizzo Lookalike, cioè si può utilizzare per tantissime forme, no? Perché per esempio io che vendo corsi, ho dei corsi magari in corso di Facebook a un pubblico, vendo un corso magari di marketing strategico a un altro pubblico, ok? Vi do questi esempi che possono essere posizionati anche a voi, no? Cioè voi avete magari un prodotto specifico che ha un pubblico preciso. Certo, non magari tutti i vostri clienti se trattano dei brand differenti, questo lavoro può essere molto interessante. Ci sono persone che comprano un certo tipo di brand, una marca precisa, non comprano altro. Sì, oppure magari loro hanno solitamente nei negozi di abbigliamento si hanno magari tre brand, diciamo quattro brand, di cui uno ha un prezzo a livello intermedio che consente di fare da ponte con gli altri. Ecco, in questo caso magari quel brand che vi fa da ponte può essere sponsorizzato su un pubblico differente rispetto a quei brand invece che hanno una, diciamo, un valore spendente un po' più alto. Questo potrebbe essere una buona strategia, ecco. In un webinar passato una di voi diceva che ha un brand molto forte che attrae un sacco di gente, no? Quindi sì. A quel punto lì, per esempio, se è il vostro caso, puoi utilizzare quel brand per creare un pubblico lookalike che già compra quel tipo di prodotto e fare pubblicità di quel prodotto su quel tipo di persone lì. Cioè i risultati sono terribilmente più alti. Certo. Okay? Quindi è molto molto forte. E numero 3, ecco qua, come creare un pubblico simile. Ok, abbiamo chiamato non Lookalike, pubblico simile. Adesso vi facciamo vedere passo passo dove dovete andare, cosa dovete cliccare e come creare un pubblico simile, un Lookalike, dalle persone che già seguono la vostra pagina. Sì. No? Che potete utilizzare o per far arrivare le vostre pubblicazioni o le vostre offerte, perché sono persone più predisposte a poter interagire con voi. Si possono fare 10.000 di altri pubblici, però in questo webinar training facciamo questo tipo di creazione di pubblico simile, che è il più semplice possibile. Perché il nostro obiettivo, sì, appunto, con Cassandra, è quello non di complicarvi la vita, ma di farvi vedere la cosa più semplice, perché una volta che fate quell'azione lì, creare altri pubblici da contenuti, dalle vostre liste, è automatico praticamente. Certo, no? L'obiettivo è quello che cominciate a sponsorizzare su un pubblico preciso e non a tutti, perché probabilmente adesso quando sponsorizzate state sponsorizzando su un pubblico generico, invece utilizzando Lookalike andrete a sponsorizzare su un pubblico specifico, cioè il pubblico che segue già la
la vostra pagina e quindi che potenzialmente è più interessato ai vostri prodotti, ai vostri capi. Assolutamente, non so se ci sentono bene, non avevo neanche chiesto. Non hanno detto nulla, noi siamo partiti in quarta. Infatti, perché non era proprio ottimizzato, beh, speriamo che ci sentano bene. Va bene, allora andiamo avanti. Quindi come creare un pubblico simile? Qui noi scompariamo praticamente perché si accende qui questa. Ok, okay. Quindi. Questa è la mia la pagina Cassandra Visual per negozi di abbigliamento. E vi mostriamo come dal pannello in alto a destra si trovate la freccettina e cliccando sulla freccettina accedete al menu a tenda, ecco, dove trovate il business manager. Da lì accedete al vostro business manager per poter creare il vostro pubblico della vostra pagina, ovviamente. Certo. La vostra pagina. Una volta fatto clic lì vedrete immediatamente che giustamente questa webinar rimane registrato, quindi certo. Potete ovviamente rivedervi i passi se volete proprio, però è veramente molto intuitivo, ecco, volevo dire questo, cioè, perché la prima cosa che fanno molte volte i negozianti è spaventarsi, no? Io non ne capisco niente di questa cosa qua, è troppo complicato, in realtà sono 3-4 passaggi chiave ma molto molto semplici. Certo, sì, poi mano a mano facendoli diventano automatici, quindi c'è clic sulla pagina in sì, alto a destra sì. Tendina e scegliete ovviamente la vostra pagina. Il business manager, cliccando sul business manager con la vostra pagina vi apparirà questa pagina qui che è il vostro business manager, appunto, dove trovate sulla sinistra una serie di opzioni. La seconda opzione è quella del pubblico. Andando a cliccare sulla opzione del pubblico vi apre un'altra pagina che è questa, cioè vi dice quali sono tutti i pubblici che avete a disposizione e sui quali potete sponsorizzare. Sempre sulla sinistra trovate il bottone azzurro dove c'è scritto crea pubblico. Andando a cliccare, sì, magari loro non c'hanno nulla se non hanno dei pubblici già creati, certo, insomma. Però certo, fate clic sul blu E vi appare nuovamente un nuovo menu a tendina. Nel menu a tendina dovete andare a cliccare su pubblico simile e cliccando, che è il famoso lookalike, che è il famoso lookalike, sì. Facendo clic lì vi darà fondamentalmente una tendina, ok, che ti dirà pubblico personalizzato, perché giustamente lui ti dice ok, ti creo un pubblico similare, dimmi con quali parametri, cioè qual sarà il pubblico il pubblico origine fondamentalmente lì, no? E ti chiederà fondamentalmente qui sotto anche una percentuale, no? Quindi tu gli stai dicendo a Facebook, creami un pubblico lookalike, ok? Adesso ti dirò quali sono i parametri e voglio che da quel parametro che ti sto per dare tu utilizzi una percentuale di similarità, una percentuale di somiglianza, no? Che è dall'1% al 10%, che significa nient'altro che se faccio l'1% sarà molto più preciso, o che utilizzerà dei dati, incrocerà dei numeri per darvi un pubblico molto più simile rispetto al 10%, logicamente, no? Quindi più ampio è la percentuale, e più diciamo tecnicamente il pubblico sarà sporco, ecco, anacquato praticamente, ecco, sì, quindi, sì, sì. Detto questo, facciamo click, si consiglia sempre l'1%, ok, almeno tutti utilizzano l'1% perché preferiamo avere meno pubblico però giustamente più in target. Ok, quindi sostanzialmente andrete a cliccare su dove vi chiede nel punto numero 1 seleziona il tuo pubblico simile, andrete a cliccare su pubblico simile e mentre per quanto riguarda la percentuale lascerete l'1% perché in questo modo vi darà il pubblico, vi genererà un pubblico che è molto simile a quello di origine. Esatto, quindi fate pubblico personalizzato e passate a questa schermata qua. A questo punto Facebook fondamentalmente vuole sapere da dove vuole che prenda questo pubblico, cioè che parametri utilizzo, okay? Che dati mi stai dando per poter generare un pubblico, qual è il pubblico origine, no? Quindi come potete vedere lookalike potete crearlo da un sacco di parametri.
Per esempio, puoi utilizzare il vostro sito web, che significa installare il pixel di Facebook, non è il tema di oggi, però per esempio installate il pixel di Facebook per chi è più avanzato, io utilizzo quel pubblico che è arrivato alla mia pagina web o alla mia pagina di vendita, per esempio, certo. E utilizzo questo pubblico per generare pubblico similare a chi è già venuto alla mia pagina o chi ha già comprato, per esempio, no? Se la metto magari nella thank you page, no? La pagina di ringraziamento dopo un acquisto. Questo è un principio, quel sito web va bene se avete un e-commerce, certo, ad esempio. Certo. Mm-hmm. Elenco clienti, come dicevo prima, no? Se avete già dei clienti e avete dei dati, che possono essere appunto le famose mail oppure numeri telefonici anche, no? Se avete già una lista di numeri di WhatsApp di persone che sono già vostri clienti, se ne avete almeno 100, potete utilizzare questi dati per creare un pubblico ancora più profilato, no? Certo. Anzi, è la profilazione migliore. Cioè, se avete 100 numeri WhatsApp in memoria, cioè, ragazzi, avete veramente dati fondamentali, perché andate a creare un pubblico con quei dati là. Quindi pubblico molto 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 preciso, ok? Di persone che hanno caratteristiche, comportamenti, passioni, interessi molto similari a chi già compra da voi. Quindi è un pubblico molto interessante. Così come attività offline, attività nell'app, no? O come dicevo, video. Se fate magari un video e fate un contenuto specifico, un tema preciso, potete dire a Facebook: prendimi persone che hanno visto quel video per almeno il 50% o almeno il 30%. Cioè, questo, diciamo questo per farvi capire quante veramente opzioni avete per poter creare pubblici precisi di qualunque argomento. Avete 5 prodotti, qui c'è Stella, no? Quei prodotti best seller, per esempio, dovete o sì lavorare con 5 pubblici precisi. Ok, perché sono pubblici differenti, non potete fare pubblicità su tutti. Questa è la differenza principale di chi lavorando in Facebook monetizza fortemente o chi utilizza Facebook semplicemente per acquisire qualche like. Cioè, fondamentalmente sta qui: chi ha il valore di entrare e andare a crearsi il pubblico secondo le caratteristiche. Non c'è uno migliore o peggiore, c'è fondamentalmente ciò che serve. O per esempio è l'account Instagram, è anche un'altra fonte di lookalike molto interessante, perché le statistiche dicono che le persone su Instagram sono più profilate, cioè sono più predisposte a comprare. Sono persone più di alto target, si dice statisticamente parlando, sulla gente che sta in Instagram, ok? Le persone che stanno in Facebook molte volte sono più curiosi che clienti potenziali, ecco. Quindi ecco perché si utilizza anche il pubblico di Instagram per poter creare un pubblico similare in Facebook, per esempio. Oppure quindi, eventi, quindi, sì. Arturo sostanzialmente ci sta dicendo che ognuno di queste opzioni può essere utile per creare un pubblico lookalike. Chiaramente una di queste opzioni, giusto? Esatto, oppure posso utilizzare qui sotto appunto gli annunci su Facebook. Per esempio, se ho fatto un annuncio pubblicitario il mese scorso, è andato benissimo, ho avuto una risposta importante, ho avuto veramente tanta interazione, posso utilizzare le persone che hanno interagito con quella pubblicità per farle arrivare un'altra pubblicità magari con un prodotto similare o complementare, ok? Quindi fare un cross selling a lungo termine. Perché? Perché sono persone che, avendo già interagito con una pubblicità, chi magari non ha comprato, chi ha già comprato, se vedono una pubblicità che ha a che vedere con quello che hanno già manifestato un interesse precedentemente, la probabilità che interagiscano anche positivamente su questo argomento qui è altissimo. No, quindi è un tema enorme, come potete vedere, no? Ci andrebbe un corso qua, però per dirvi quante opzioni avete, ok? In questo caso noi andremo a vedere di creare un pubblico similare sulla vostra pagina Facebook, ovvero persone che abbiano interagito con la vostra pagina, ok? Adesso, quindi, una volta che sono in questa pagina qui, faccio clic su pagina Facebook, e cliccando su pagina Facebook mi apparirà questa schermata. Questa seconda schermata. In questa schermata ho sostanzialmente due elementi da andare a inserire. Il primo è aggiungi persone al tuo pubblico, e quindi devo andare a scegliere. Sì, Facebook ti chiede, no? Non voglio, cioè, non ti creo un pubblico da tutti quelli che sono arrivati alla tua pagina, ma hai anche la possibilità di mettere dei parametri aggiuntivi per essere ancora più precisi. Quindi potresti dire persone che hanno interagito con la tua pagina, ok?
Negli ultimi, per esempio, qui c'è, di default c'è scritto 365 giorni, ma non è detto che sia giusto, ok? Perché? Perché ti faccio un esempio. Se hai aperto la tua pagina da un anno e non hai fatto una profilazione precisa, ovvero magari all'inizio per ignoranza o per disperazione o semplicemente per distrazione hai invitato amici, familiari, conoscenti a mettere like alla tua pagina, ok? Se tu utilizzi il pubblico similare con quelle persone lì, vai a, giustamente capirai da sola che crei un pubblico anche lì anacquato, no? Quindi siccome ci interessa pubblico invece molto preciso, perché le nostre amicizie, le nostre conoscenti magari sì ci mettono un like per cortesia, ma non sono clienti, no? A quel punto lì che cosa dobbiamo fare? Riduciamo i giorni. Quindi se invece di mettere 365 giorni dico tutte le persone che hanno interagito con la mia pagina, quindi che hanno messo un like ai video, che hanno messo un mi piace alla pagina direttamente, chi ha messo un commento, chi ha condiviso un contenuto, eccetera eccetera, posso metterlo magari negli ultimi 90 giorni. Ok, quindi 90 giorni, se so che ho avuto tanto movimento, posso utilizzare questo dato per andare a cercare le persone come quelle che ci sono adesso. Quindi questo per dirvi che potete veramente crearvi un pubblico similare che utilizzando dei numeri che sono che danno questa come risultato un pubblico molto profilato, che è quello che ci interessa fondamentalmente, che è l'obiettivo di questo strumento. Una volta che facciamo click o mettiamo il parametro preciso, questo dipende ovviamente da voi, dal tipo di azione, quante azioni avete fatto nella pagina, a quel punto lì, ok, date un input, come vedete qua vi dice tutte le persone che hanno visitato la pagina, oppure le persone che hanno interagito con qualsiasi post interazione, cioè avete una serie di opzioni che voi potete selezionare secondo le vostre esigenze fondamentalmente, non c'è una soluzione precisa per tutti, sì, no? Cioè ognuno potete scegliere di andare di inserire chiunque abbia interagito con la tua pagina per allargare il vostro, diciamo, raggio d'azione, ecco. Per esempio qui c'è scritto, no? Le persone che hanno inviato un messaggio alla tua pagina. Per esempio, ho fatto un evento, ho fatto un'offerta, ho dato un coupon sconto, per esempio, ho fatto una promo con un coupon sconto di 20 euro su ogni 100 euro di spesa e ho come call to action, ho utilizzato, se sei interessato, vuoi ricevere lo sconto dei 20 euro, ok, del coupon di 20 euro, scrivimi per inbox, ok, che te lo invio personalmente. Puoi utilizzare questa call to action. Quindi, se ho utilizzato questo, poi dopo posso utilizzare questo strumento qui, per che cosa? Per far creare un pubblico di quelle persone che mi hanno chiesto il coupon sconto, quindi sono persone predisposte a comprare il mio prodotto. Cioè, questo per farvi capire che veramente avete un ventaglio di opzioni per poter creare pubblici molto intelligenti e pubblico target. Infatti il titolo di questa diretta live era proprio questo, no? Cioè come creare, come utilizzare Luca Live per attrarre pubblico target. E certo, questo è ciò che marca la differenza fondamentalmente tra le pagine che vendono e chi non vende. Cioè l'utilizzo di questi strumenti qua. E una volta che facciamo questo, arriviamo all'ultimo pezzo. Sì, che è il secondo punto, cioè il dare il nome al proprio pubblico. Quindi ogni pubblico dovrà avere un nome. Chiaramente vi consigliamo di dare dei nomi che vi facciano capire poi qual è il tipo di pubblico, in maniera che se create differenti pubblici e poi volete andare a sponsorizzare, abbiate ben presente le caratteristiche di quel pubblico, insomma. Quindi adesso noi come esempio vi abbiamo messo esempio per Academy, ma se fate un pubblico, come diceva prima Arturo, in riferimento al fatto che questi abbiano scaricato un coupon sconto. Sì, o che in questa materia era quello che hanno chiesto, hanno scritto un messaggio per inbox nella pagina di Facebook. Ecco, in questo caso appunto andate ad identificare questo pubblico magari utilizzando queste parole, in maniera da ricordare poi che quel pubblico ha quelle caratteristiche. Ecco. Esatto. Ed infine andrete ad cliccare su crea pubblico. Una volta che andate a cliccare in basso a destra sul bottone blu azzurro crea pubblico, lui in automatico vi creerà il pubblico e ve lo andrà a posizionare là dove vi avevo mostrato prima nella pagina, in cui vi dà l'elenco dei pubblici disponibili che potete utilizzare per sponsorizzare. Esatto, vediamo se riusciamo a vederlo. Poi lo troverete praticamente non qua, terzo. Non qua, dovrebbe essere qua.
qua. Esatto, ve lo troverete qua. Quando entrate in pubblici ve lo troverete qua. Per esempio pubblico esempio Academy lo trovate in questa lista qua. Ok? Quindi avrete un pubblico similare, un pubblico intelligente, un pubblico target secondo un'origine intelligente, cioè l'origine ovviamente deve essere preciso. Quindi certo, o clienti o persone che hanno interagito con la vostra pagina, che è quello che vi ho mostrato oggi, ok? E qualunque sia la vostra azione di marketing, qualunque sia il contenuto, qualunque sia la promozione, qualunque sia la comunicazione che fate dentro Facebook, la interazione sarà molto più alta. Semplicemente questo. Perché? Perché parlate con gente che ha già manifestato un interesse o un comportamento che ha fatto capire che è interessata a sapere di più di quello che vendete. Capite che in questo modo sponsorizzare in questo modo significa dare alla vostra pubblicità una direzione ben precisa. Esatto. E questo fa veramente la differenza ed è l'elemento su cui dovete puntare a maggior ragione in questo momento dove i social sono davvero importanti. E a maggior ragione in un momento come questo, in prossimità delle feste del Natale, creare una programmazione di post che vadano poi ad essere sponsorizzati attraverso pubblici ben definiti vi aiuta chiaramente ad attrarre clienti profilati che verranno nel vostro negozio ad acquistare. Esattamente, esattamente.